Buongiorno Demetrio, benvenuto in Numero Dies. Questo è Behind the Mask, il nostro format all'interno del quale io ti mostrerò delle immagini che sono rappresentative un po' per la tua carriera e da queste partiremo per spiegare appunto i momenti più significativi non solo della tua carriera ma anche della tua vita. Partirei da questa immagine che... La dobbiamo far vedere. Anche, sì. Ah, ok. Che appunto rappresenta te e i tuoi fratelli. Sì. E secondo me c'è un momento chiave nella vostra vita che vi accomuna, che è il momento dell'oratorio, da dove tutto è partito, la vostra passione per lo sport, trasmessa anche magari dai vostri genitori. Poi le vostre strade si sono un po' separate a seconda anche delle vostre passioni, tu ti sei specializzato, passami il termine, nell'ambito sportivo, mentre tuo fratello Alessio ha scelto la via ecclesiastica. Si può dire che le vostre rinunce, i vostri sacrifici siano paragonabili magari? Innanzitutto l'oratorio è stato un punto di incontro con i miei fratelli, o quello che ci accomuna, soprattutto perché oggettivamente in un paese di 1200 abitanti l'oratorio, il campo da calcio, diventa un fulcro proprio della vita sociale di tutta la comunità, specialmente di quelli più giovani. E quindi il passaggio era quasi obbligato e poi da lì abbiamo coltivato le nostre passioni, che sono sempre tutte, per tutte e tre, quelle calcistiche prima di tutto. Questa è un'altra cosa che ci accomuna. Sì, nel senso che le nostre strade si sono un po' divise dopo, soprattutto perché Gabriele, il più piccolo, è rimasto a casa, invece noi siamo usciti di casa molto giovani, quindi io avevo 17 anni dove sono andato a vivere a Milanello per studiare, finire gli studi e poi poter giocare, e mio fratello è andato in seminario, Don Alessio è andato in seminario, anche lui giovanissimo, a 14 anni, ma essendo più grande ci siamo trovati. Casualità, il seminario era molto vicino a Milanello, quindi tante volte ci si riusciva a frequentare. C'è Gabriele, che anche lui se ne parla poco, ma lui è il presidente della Prosesto, quindi anche lui oggettivamente ha fatto una carriera calcistica, adesso sta facendo una carriera dirigenziale importante, perché è una società che adesso nel Lega Pro è molto importante, che l'ha fatto, sono saliti nel 2020-2021. E quindi anche lui ha fatto qualcosa di speciale nella sua vita. E cosa significa per te tornare lì? E soprattutto una domanda nello specifico, cosa è significato per te tornare lì dopo la finale di Pasadena? Due cose, cosa significa tornare lì? Prima di tutto ho la mamma, anche ieri sono andata a trovarla, quindi tante volte diventa un punto di incontro, comunque di attività per stare un po' con la mamma e con qualche amico che abbiamo ancora lì. E oggettivamente dopo la finale di Pasadinas abbiamo organizzato una partita dopo due giorni o tre giorni, col fuso orario non ricordo bene se era dopo due giorni o tre giorni, una partita a calcio nell'oratorio, la mia leva, quindi negli anni 71, neanche quello di tuo papà, giusto? Esatto, questo, sì, non me l'hai ripetuto prima. E, contro il resto del paese. E in quell'occasione fu una festa per celebrare, prima di tutto, un concittadino che loro hanno visto alla televisione, che giocava a calcio e continua a giocare a calcio ancora adesso con loro. E poi una festa bella anche per l'Italia, perché poi rappresentava l'Italia in nazionale. In quell'occasione veramente c'erano circa 2.000-2.500 persone all'oratorio, che forse li vedo in un mese, no? Le persone. E appunto abbiamo toccato Pasadena, quindi ti passo questa foto. Te la passo di squadra perché voglio partire da un punto. Tu eri il più giovane di quella spedizione, 71 come Dino Baggio, ma Dino Baggio aveva un mese in più di te. Nonostante questo sei andato a calciare il rigore. Cosa significa calciare un rigore in finale di Coppa del Mondo? Allora, ero il più giovane, tante volte si dice anche dei mesi, perché una volta c'erano primo semestre e secondo semestre le categorie, oggi invece sono anno con anno. Voi che siete giovani magari non ve lo ricordate, però noi assolutamente. Quindi lui era nel primo semestre e io ero nel secondo, quindi era una categoria inferiore proprio a livello giovanile. Sì, ero il più giovane, 22 anni appena compiuti, quindi sinceramente è stata un'esperienza meravigliosa. Tirare il calcio di rigore, devo dire che tante volte il calcio di rigore è un gesto tecnico molto facile, almeno nel vissuto comune, no, di tutti. Il problema è che oggettivamente devi gestire l'emotività del calcio di rigore, è più l'emotività che il gesto tecnico.
e l'emotività di una finale mondiale non è che la puoi preparare, quindi non è che la puoi preparare, perché dovresti giocarne almeno 10, magari ne hai preparato 10 calci di rigore. Capita molto raramente. Molto raramente, sono pochi le finali che si sono decise ai calci di rigore. Prima di tutto dico incoscienza, incoscienza per l'età forse, e secondo dico consapevolezza. Tante volte quando ti senti sereno di aver fatto tutte le cose importanti e tutto, vai con una serenità a calciare un rigore importantissimo, ma con grande consapevolezza nei tuoi mezzi. E si può dire che questa sia stata un po' l'occasione più formativa per la tua carriera calcistica, almeno? Ma dire formativa una finale mondiale mi sembra un po'... No, in generale magari, il mondiale in generale. Bisogna arrivarci per arrivare, magari un po', magari anche la fortuna, le circostanze, anche se poi anche nello sport tante volte uno dice tu sei stato fortunato, l'altro un po' meno. Io dico che alla fine nello sport è meritocrazia, quindi il treno passa, bisogna essere preparati a salire su quel treno, no? Quindi essere preparati, e il problema è che tu non sai che il giorno che passerà. Può passare come me a 17 anni e magari a qualcun altro passa a 22-23, quindi però bisogna prepararsi bene, e lo dico sempre nella vita. Per quanto riguarda quello formativo, sì, è un'esperienza che ti riporti con in tutta la vita. Tu pensa che dopo, che magari parleremo del fatto anche il dirigente, il gestitore nazionale di calcio, no? Anche giovanili, c'è stato un momento che quando arrivavano i ragazzi in finale, la cosa che gli dicevo era molto semplice, no? Dicevo: guardate, il calcio ti regala delle esperienze meravigliose, spetta a voi poter andare a casa dai tuoi amici e dire di poter parlare di un'esperienza meravigliosa o di parlare di vittorie, no? Sono due cose diverse, quindi male che vada rimane un'esperienza meravigliosa. E nel frattempo giocavi anche al Milan, quindi un'altra realtà non semplicissima. Ti lascio anche questa foto. E, cioè, avete scelto anche la foto bella, meno male, perché tante volte mi arrivano le foto che non sono neanche quelle belle. E io mi sono segnato, diciamo, nei miei appunti una vita da metronomo, cioè. Richiamando chiaramente al titolo della canzone di Ligabue, Una vita da mediano. Il tuo preferito però è Vasco Rossi, ho letto in giro, e tra l'altro ho letto un aneddoto secondo cui hai saltato una cena ufficiale a casa di Berlusconi per andare al concerto di Vasco Rossi. Questo è un ricordo un po', diciamo, frivolo. Volevo chiederti della tua esperienza al Milan, lunga, molto lunga, qual è in realtà il ricordo più positivo, più forte che ti porti dentro? Guarda, mi viene la pelle d'oca a poter pensare a dire qualcosa, perché oggettivamente per me è stata la mia seconda famiglia. Quando parlo di famiglia non parlo solo di quelle cose che si vedono nei risultati, di quello che si vedono i tifosi magari che esultano o che ti criticano, no? In alcuni casi allo stadio. Parlo di famiglia perché mi ha fatto crescere. Io entro nel Milan, firmo il primo cartellino che avevo appena 10 anni. Pensa che avevo appena finito la quinta elementare, quindi avevo appena dato gli esami, e ne esco a 32-33 anni. Quindi capisci che io ho vissuto a braccetto con il Milan e con le persone che della società, con i valori di quella società, a braccetto per tanti momenti della mia vita, da bambino a giovane promessa, a giovane calciatore della prima squadra, a veterano delle leggi, no? Comunque di quella società. Quello che mi porto oggettivamente le vittorie, mi porto alcune rinunce, ma tanti non sacrifici, perché l'hai sempre fatto col cuore. Poi ho preso una foto, che questa non vorrei sbagliarmi, è la mia partita d'addio, ed è proprio, mi risalgo un po' alla foto, è uno dei momenti, sembrerà strano, ma meravigliosi della mia carriera, perché in quel momento lì è stata un po' la sintesi di quello che sono stato nello spogliatoio. Cioè, pensare, 8 palloni d'oro in campo, tutti i miei compagni che hanno voluto essere presenti, quelli all'inizio e quelli alla fine. Gli 8 palloni d'oro in campo, non so quante partite ci sono state di addio con 8 palloni d'oro in campo, 45.000 persone allo stadio. Tutto il ricavato devoluto in beneficenza alla Fondazione Milan, alla Fondazione Barcellona e a una fondazione milanese, quindi proprio abbiamo raggruppato tutti. In quel momento lì Van Basten viene vicino a me in mezzo al campo e mi dice: Demetrio, solo tu potevi unirci così.
Quindi questa è una frase che sintetizza quello che sei stato nello spogliatoio più che quello che sei stato in campo. In campo ho vinto, ma ho vinto con i miei compagni. Nello spogliatoio sei te stesso. E appunto tu dicevi l'addio, mi hai parlato di tante cose positive, forse però se dobbiamo trovare per forza una nota dolente è proprio l'addio al Milan. Secondo te poteva andare diversamente? Io dico una cosa, l'ho detto altre volte. Il mio sogno sarebbe stato quello di finire la mia carriera al Milan, quindi come è iniziata e come è finita. Ma se tornassi indietro rivorrei tutto quello che ho fatto, tutto quello che ho vissuto, perché io oggettivamente dopo il Milan sono andato all'Atletico Madrid con un'esperienza incredibile. Per dire una cosa attuale, io sono andato con tutta la mia famiglia a Madrid proprio domenica a vedere la partita e sei accolto come uno di loro, dalla società, dai tifosi e tutto. Quindi sei riuscito a creare questa empatia con loro in un anno solo. Sei andato alla Lazio, vinci l'ultima coppa, l'unica coppa che mi mancava, la Coppa Italia. Quindi sono andato alla Lazio in un momento anche storico, gestionale di una società in difficoltà e quindi vivi qualcosa che è diverso da quello che hai vissuto sempre al Milan. Vai all'Atalanta, società di provincia, cresce i giovani, sinceramente gente legata al territorio, legata alla sua maglia, tifosi. Quindi vivi una situazione di una, chiamiamola, squadra, non dico di seconda fascia, però una squadra con obiettivi diversi da quello che potevano essere il Milan. Poi finisci, ti capita la situazione di finire la tua carriera a Barcellona, dove da quel momento lì erano 5 anni che non vincevano e vincono la Liga, e da quel momento lì è quella squadra che ha segnato la storia del calcio mondiale, no? Quel Barcellona lì. Quindi hai vissuto qualcosa di differente e hai lasciato anche lì un rapporto straordinario. Capisci che tutte queste cose, avrei vissuto la mia carriera tutta al Milan, bellissima, era il mio sogno, ma avrei perso tante altre esperienze, sia di uomo che come di giocatore. E sarei arrivato esattamente dove sei arrivato tu, passandoti la foto al Barcellona. Come hai fatto in un anno, in una realtà come quella del Barcellona? Perché tu dicevi dell'Atalanta, andavi lì come veterano per crescere i giovani, però una realtà come il Barcellona, lasciare così tanto in così poco tempo? Innanzitutto prendi questa foto che sono le due squadre, questa è la partita proprio casualmente, non lo so se casualmente o meno, ma le due squadre spagnole con cui tra ho giocato. Se posso farti, sì. L'ho presa soprattutto perché c'è Nino Torres, che è uno dei miei giocatori preferiti. Un amico, Nino, perché l'ho visto io come lui, come Messi, come altri, li ho visto, avendo qualche anno più grande di loro. Li ho visti proprio crescere. Torres era il primo anno della Serie A quando abbiamo giocato, perché arrivando alla Serie B, con Fernando anche poi dopo venuto al Milan, ci siamo visti parecchie volte quando è stato qui al Milan, ancora in quel poco tempo. Cosa è successo in 6 mesi a Barcellona? Perché non è neanche un anno a Barcellona. È successo due cose. Uno, che ero il veterano della squadra ed era quello che aveva vinto un po' di più. E in quel momento lì, come ho detto, c'era Puyol, Xavi, Iniesta, Messi, ma non aveva vinto ancora qualcosa. Poi sono diventati i campioni che sono diventati. E quindi c'è un grande rispetto, quindi metto le cose. D'altra parte hanno visto la mia serietà, campo e fuori, la mia esperienza messa al servizio di quello che era un mondo, perché lì quando arrivi ti dicono qui è más que un club, no? Tu dici, una polisportiva. Dice, no, lì proprio è la nazionale della Catalunya, guardando. Entra un po' il fattore anche politico, quindi è un legame fortissimo con quella città. E quindi oggettivamente in 6 mesi è successo qualcosa di straordinario, che è stata un'alchimia con la gente, con i giocatori, proprio il giocatore facile. Con la società, che oggi è ritornata a essere presidente Gian Laporta, che mi lega un rapporto straordinario, e con i tifosi e quindi anche con i media, perché poi alla fine sono un ente importante di un club. E devo dire che, dico per la prima volta, c'è stato un momento che io, tanti magari non lo sanno, io nelle elezioni precedenti, perché lì ci sono le elezioni alla presidenza, ho partecipato insieme a Gian Laporta, dove perdiamo quelle elezioni, vince Bartolomeu.
Quindi la precedente gestione. Bartolomeo, la prima volta che poi sono andato a Barcellona a vedere la partita, perché lì ero andato come un organo, però dopo sono andato come Legends, mi dice: Demetrio, io non lo so come tu hai fatto. Quindi una persona che, diciamo, ero dall'altro schieramento, ha detto: io non so come tu hai fatto, perché qui oggettivamente sono passati tutti i grandi campioni, ma il legame che tu hai costruito in 6 mesi con la gente è una cosa straordinaria. Gli ho detto, ma la cosa vera è come mi sono posto, non quello che ho fatto in campo, perché poi in campo ho giocato 6-7 partite, non è che ho giocato tanto. E tu citavi prima i grandi campioni, però chiaramente ce n'è uno che mi interessa più di tutti, il giovanissimo Lionel Messi. Hai un aneddoto, magari un ricordo che ti lega in particolare a lui? Ma ce ne sono diverse, nel senso, la prima conoscenza è stato oltre a Puyol, perché è venuto a salutarmi da capitano alla presentazione. Il primo giocatore nello spogliatoio che ho incontrato era lui, dove il presidente chiede a Leo: tu conosci questa persona? Perché c'era anche la presenza del presidente. Lui dice: sì, Albertini. E chiede a me, e mi vergogno dirlo, però chiede a me: ma tu ti ricordi, sai chi è? No, gli ho detto di no al primo giorno. E lui mi dice: guarda, è uno della cantera, bravissimo, puntiamo tanto su Leo. Però della cantera, anche se forte e tutto. Poi te lo ritrovi in allenamento il giorno dopo e capisci che questo può segnare la storia. Anche se poi di talenti ne ho conosciuti tanti, e tanti magari non hanno fatto quello che potevano fare. Lui è veramente non è solo un talento, è qualcosa di straordinario. Si usa la parola crack, no? In Spagna. In Italia si dice fuori classe, quindi fuori da qualsiasi classe. Tante volte viene abusato, però lui se lo merita tutte queste citazioni. E passerei quindi dopo il calcio, passandoti appunto questa immagine che riguarda il tuo periodo in FIGC, e volevo chiederti, dato che l'evento prossimo più importante, o almeno quello che secondo me è più importante, sarà il fatto che l'Italia ospiterà insieme alla Turchia l'Europeo del 2032. Sì. Come ci si sta preparando a questo evento, e soprattutto può far tornare l'amore, la passione per la nostra nazionale che si è un po' perso forse negli ultimi anni? Due cose. Uno, cambio ruolo, però rimango sempre nel calcio. E ancora adesso sono nella federazione come presidente del settore tecnico, quindi l'intento era quello di diventare un dirigente. A quel punto mi è stata data l'opportunità, 2 mesi dalla mia partita d'addio che abbiamo citato prima, di diventare vicecommissario della federazione. In quel caso lì, io poi dopo il mondiale del 2006, che quindi un po' di fortuna, una botta di culo, come si dice, no? Quello che ho perso, diciamo, nella finale di Pasadinas, poi me l'hanno fatto vincere i ragazzi nel 2006 come dirigente nel mondiale. Poi mi dimetto e mi presento come vicepresidente successivamente, quindi eletto. Prima ero nominato, poi eletto. A quel punto lì comincia diciamo, un'esperienza straordinaria, importante, difficile, impegnativa, perché a Roma è tutto, e comincia a fare il dirigente federale, quindi molto importante, molto istituzionale, mi sento molto istituzionale. Come ci stiamo preparando al 2030? Prima di tutto al 2032, siccome ho steso io diciamo, la candidatura per il 2020, quando c'è stato l'Europa che abbiamo vinto, e quindi complimenti a tutti gli uffici, a tutte le persone, a partire dal presidente, a tutti, per poter dare una candidatura credibile, perché quello c'è dietro un lavoro di mesi e mesi per poterla rendere. Quello che dovrà essere per l'Italia, dovrà prendere questa possibilità, questa opportunità per poter intervenire sulle infrastrutture. Questo è molto importante, perché noi in Italia siamo veramente molto indietro. Non è una necessità, ma è un'urgenza, e questo ci darà un plus importante per la velocità del rifacimento di tanti stadi. Per quanto riguarda l'amore della nazionale, io non credo che ci sia meno amore della nazionale, ci sono un po' meno risultati, quello sì, ma la gente è proprio attaccata a questa maglia azzurra, perché oggettivamente è una maglia speciale che va al di là di qualsiasi colore della tua squadra del cuore,
ma che ci unisce anche nelle critiche. E quindi queste critiche ci hanno unito nel non essere andato due volte al mondiale consecutivamente. E vado un po' più nel profondo. Io faccio l'allenatore dei bambini, non te lo dico a caso, ma te lo dico perché noto in alcune realtà, anche appunto giovanili, provinciali, che si punta magari solo al risultato, al fine ultimo, che magari nei bambini non serve per davvero. Secondo te si può cambiare questa tendenza e anzi deve essere cambiata secondo te? Il problema è che si dice la stessa cosa di quando io ero bambino, quindi ero allenato da qualcuno un po' più grande di me, quindi non ero l'allenatore. Questo è un problema culturale nostro. Io spero che adesso come settore tecnico una delle cose che io dico è che oggi se vogliamo essere visti come una realtà importante dobbiamo essere attrattivi. Oggi bisogna confrontarsi con delle generazioni che vivono un contesto diverso da quello che vivevamo noi. I bambini oggettivamente guardano il calcio, perché poi quelli che giocano non tutti diventeranno dei campioni, non tutti diventeranno dei professionisti, ma rimarranno trasferendo la passione dei tifosi e quindi rimarranno sempre nel nostro mondo. Bisogna riuscire a trasferire l'attrattività anche in campo, purtroppo. Dico purtroppo perché tante volte noi italiani siamo sempre abituati alla sostanza del risultato, però ci sono modi per poter arrivare allo stesso risultato, perché chi entra vuole vincere, non è che vuole perdere, però c'è qualcuno che vuole trovare le modalità per arrivare a essere un po' più spettacolari, a essere un po' più attrattivi per la gente, a essere un po' più appaganti per quelli che hanno pagato il biglietto. Tutte queste cose io credo che al giorno d'oggi bisogna domandarselo, quindi a partire dai bambini, e io lo vedo, l'ho visto in Spagna, ho visto forse l'eccezione, la straordinarietà dell'eccezione, no? Perché altri paesi magari sono meno. Noi siamo l'eccesso dall'altra parte, quindi del pragmatismo, massima resa col minor sforzo o comunque col minor rischio, perché a correre dietro la palla si fa fatica, avere la palla è più divertente. Invece dall'altra parte la libertà di poter fare decidere tante cose, la Spagna. E nei bambini la insegnano questo. Io spero che noi riusciremo ad arrivare ad insegnare sempre di più questa cosa del divertimento e salvaguardarlo, perché il bambino si avvicina al calcio perché si diverte. Tante volte fare la diagonale e il raddoppio non è tanto divertente. E ti sottopongo un'altra questione un po' spinosa degli ultimi giorni, delle ultime settimane, riguardante il calcio scommesse. Sì. Purtroppo dopo 15 anni dallo scandalo che aveva infangato il calcio italiano con Calciopoli, ci siamo un po' ricascati, in modo diverso chiaramente, ma è una tendenza che purtroppo tende a ripetersi. Secondo te si può cambiare? E da dove si deve partire? Si deve cambiare, è inutile perché non riesco a capire perché ricapita sempre a noi. Quindi anche in altre parti ci sono i calciatori che hanno gli stessi vantaggi, privilegi e tutto. E poi dopo da noi invece qualche superficialità ci caschiamo sempre. Sono due cose diverse, nel senso che l'ultima volta che hai fatto riferimento tu 15 anni fa era una situazione un po' diversa, ho dovuto gestirla da dirigente, non è stato semplice. Però dico una cosa, continuo a sostenerlo, che mi dispiace, tante volte si perde di vista quello che uno è, perché la giovane età, un calciatore molto giovane, più o meno la tua età, tu potresti non fare l'allenatore ma giocare. E quindi sono delle aziende dentro l'azienda e magari non si è ancora preparati a 20, 22 anni, 23 anni a essere un'azienda. A cosa vuol dire? La responsabilità di quell'azienda. Vuoi essere spensierato da 23enne, invece hai delle responsabilità importanti. E quindi bisognerebbe riuscire a fare informazione, mi ci metto anch'io, quindi mi ci do anche delle colpe da dirigente federale, che noi abbiamo abbassato la guardia su un tema molto delicato che è quello delle scommesse. Sono passati 15 anni, abbiamo parlato del calcio scommesso, del rischio del calcio scommesso per 5-10 anni, no? Fino a quando è messo a posto, poi l'abbiamo abbandonato per un po' e magari i giovani ci sono ricascati per quello. Non sono scusanti, sono fare un po' il quadro della situazione. È una cosa che tutti i calciatori dovrebbero sapere che non possono giocare, tutte le persone dovrebbero sapere che è un problema quello delle scommesse, e quindi credo che è giusto che uno che sbaglia debba pagare, ma è giusto anche che non si generalizzi sempre nel calcio dicendo che è il calcio malato, no?
E poi nella tua duttilità, diciamo, mi ricollego all'ultimo tema, che è quello dell'imprenditore. Sì. E innanzitutto, di cosa ti occupi un po', diciamo, in generale, e soprattutto volevo chiederti se il calcio in qualche modo può averti dato una mano per intraprendere questa carriera. Allora, il calcio giocato, io ho trasferito quello che erano le regole dello spogliatoio all'interno dell'imprenditoria, all'interno del management che sono stato, nella federazione, quindi io dico banalmente che ho portato le regole sulla scrivania del mio lavoro. Gestire un gruppo di lavoro, gestire un team, gestire dei dipendenti, non farli sentire dei dipendenti ma farli sentire dei partner, attrarli con la possibilità di poter costruire qualcosa insieme, dare le visioni, tutte queste cose le ho imparate nello spogliatoio prima di tutto, in quello che era il mio talento da bambino, da giocatore. Però credo che una delle cose che vada insegnata molto bene sia quello della disciplina per poter riuscire a raggiungere degli obiettivi, non solo di avere delle visioni, ma ci vuole una disciplina per poter lavorare, e quindi mi sono servite tantissimo le cose, i valori e i ritmi che ho imparato nello spogliatoio. Quello che faccio adesso è aver costituito una società di sport marketing che porta il mio nome, quindi con la creazione di eventi, di comunicazione, di gestione a 360 gradi, molto molto sulla situazione sportiva con la cosa. E nel frattempo ho investito un po' su dei centri padel, e quindi anche lì è un'imprenditoria, quindi valorizzazione di uno sport, di un centro, avendo anche dei dipendenti, poter dare il lavoro, quindi la responsabilità di dare dei lavori, del lavoro a delle persone, è una cosa che mi appaga tantissimo, mi impegna tantissimo, ma mi appaga tantissimo. E credo ti appaghi anche il fatto che ti sia stata data la possibilità e anche la responsabilità di organizzare il 4 dicembre il Gran Gala del Calcio. Sì, il 4 dicembre sarà la data dove si svolgerà il Gran Gala del Calcio, che è il premio, forse la festa del calcio italiano. L'Associazione Calciatori ormai lo fa da diversi anni, e quindi creare una community di appassionati, una community di persone, di tifosi, una community di istituzioni e di giocatori, che vederli tutti insieme in quel giorno e riuscire a comunarli con lo spirito di una premiazione del, come si dice in Spagna, l'alineazione d'oro dell'anno passato, no? Che vuol dire i migliori giocatori, miglior squadra votata dai calciatori, quindi stessi che votano i propri colleghi, e verranno premiati il 4 di dicembre dall'Associazione Calciatori. Questo è, io mi occupo della parte organizzativa, della parte di format, di quello che può essere questo premio. Oggettivamente io l'ho vissuto dall'interno, e quindi quando ero nell'Associazione Calciatori, poi successivamente da imprenditore ho voluto dare un contributo fattivo a questa festa del calcio, che sarà il 4 di dicembre. Adesso ho per te un giochino finale. Ho delle domande secche a cui dovrai rispondere, certo, praticamente a bruciapelo, che ti leggerò una per volta. Allora, il compagno più forte con cui hai giocato? Il bruciapelo, dico Van Basten. Ok. E invece un avversario che avresti voluto nella tua squadra, con cui magari non hai mai avuto la fortuna di giocare? Zidane. L'allenatore invece con cui hai creato un legame più serio, più importante? Stretto. Arrigo Sacchi. E invece una maglia scambiata a cui sei particolarmente affezionato? Quella di... È difficile perché io non ne ho tante di maglie mantenute, mi dispiace questo, però quella che ho poi è Puyol. Scambieresti mai le tue 3 Champions League per il Mondiale del 94? Una. 1-1. Una e invece negli anni sei riuscita a individuare un tuo erede? No, perché ho sempre odiato i paragoni. Ok, e allora ti faccio la domanda praticamente al contrario. A chi ti ispiravi? Quando ero un bambino il mio idolo era Marco Tardelli, anche se poi abbiamo caratteristiche completamente diverse. E c'è una partita che rigiocheresti?
l'europeo del 2000. Ok. E hai tre aggettivi per descrivere la tua carriera? Appagante, straordinaria e fortunosa. Okay. Prima mi hai detto che il tuo obiettivo era fare il dirigente, ma non c'è mai stata nella tua testa l'idea di fare l'allenatore? Devo rispondere a bruciapelo? Sì. Anche con una battuta? Anche con una battuta. Che no, perché non voglio avere a che fare con i calciatori. Vabbè. No, scherzo a parte. Scherzi a parte. Però è difficile, l'ho detto prima, cioè ventenni, 20-30 anni, cioè è una missione fare l'allenatore. Io devo dire che oggettivamente io a fine carriera sono stato 20 anni a Milano e gli ultimi 3 anni ho fatto 4 città, no? E quindi fare l'allenatore vuol dire mettersi nell'idea di poter viaggiare tanto ancora. E io in quell'occasione lì, i miei figli stavano andando a scuola, ho voluto dargli un po' di stabilità e mi è sembrata più una cosa più idonea nelle mie corde quello di fare il dirigente che fare l'allenatore. Anche se tutti mi hanno detto che avrei potuto fare anche l'allenatore. E l'ultima soddisfazione più grande post ritiro, post calcio, diciamo? Ce ne sono tante, perché devo dire la verità che io l'ho esordita a 17 anni. Ho fatto 17 anni il professionista e quest'anno, l'anno prossimo non posso più dirlo, sono 17 anni che ho smesso e faccio il dirigente federale o comunque l'imprenditore, una vita. Quindi alla fine ho già diviso tre vite completamente diverse nella stessa vita. E la soddisfazione più grande è essere riuscito a cambiare e darmi sempre degli stimoli per poter vivere con grande passione quello che potevo cambiare la mia vita. E soprattutto aver avuto vicino delle persone che hanno capito le mie esigenze e i miei cambiamenti. E parlo degli amici, delle relazioni che ho fatto, della mia famiglia, di mia moglie, di tutti. Io, Demetrio, ti ringrazio davvero tanto, ti ringrazio di essere stato qui e niente, ci vediamo alla prossima volta. Ciao, grazie mille. Ciao.